giorno. Però ragazza, se non mi metto gli occhiali non vedo neanche dove inquadro. Perché ho paura che... No, non posso fare un video così. Ciao, dopo. Buongiorno, buongiorno, buongiornissimo da questa meravigliosa acconciatura. Avevo iniziato il video in bagno e poi ho detto... Anche no. Semplicemente perché più di una volta mi è capitata di ricevere commenti o anche su Instagram dove mi scrivevate Erika... Che bei capelli che hai, ma come li curi, come li gestisci, sono lunghi, stanno crescendo, non li gestisco in nessun modo in particolare. Alterno, shampoo solido che ho provato e vi avevo fatto vedere in un bel po' di video fa, l'ho utilizzato, però era un caos, nel senso che lasciava i capelli molto secchi e molto difficile da districare, di conseguenza andavo poi ad utilizzare un balsamo. Ogni tanto utilizzo il sapone di Marsiglia, la saponetta di Marsiglia, semplicemente perché a parer mio è più naturale, non contiene parabeni, siliconi, bla 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 bla, ma anche i dito, dopo averli lavati con la saponetta, ho assolutissimamente bisogno di fare un impacco o di una maschera per districarli, perché essendo molto ricci per me è davvero complicato pettinarli. I capelli li pettino solo ed esclusivamente quando li lavo e sotto la doccia e con la maschera o il balsamo indosso, altrimenti non riesco a pettinarli. E durante tutti i giorni che non li lavo, non li pettino, cioè li lascio così e basta. Prodotti utilizzati. Oltre a quei due che vi dico, questi che li ho finiti, mi trovo bene, sì, ma sinceramente per me è indifferente perché ho preso questi, che li prendo solo quando sono in offerta perché sono cari, e finito questo adesso di là sono andata a prendere questi qua dell'ultra dolce, sempre per capelli ricci. Vado a prendere un qualsiasi shampoo dove c'è scritto che vada bene per i capelli ricci. In realtà non so dirvi se effettivamente sia solo una scritta esterna, qui dentro le componenti siano tutte uguali, provo a leggere le etichette ma diffido anche delle etichette, anche tipo quando trovi negli shampoo, nei balsami, in tutte queste cose senza siliconi, senza parabeni, senza, diciamo che in realtà sì, i parabeni vengono tolti, però vengono sostituiti con altre cose se poi noi andiamo dietro a leggere le etichette. E questi famosi siliconi e parabeni del quale noi cerchiamo disperatamente sulle etichette di trovare e quindi di prendere le cose dove c'è scritto senza siliconi e parabeni, ragazzi, se non ci fossero i parabeni, i nostri shampoo, i nostri trucchi, le nostre creme, non avrebbero quella durata che varia da 1 a 3 mesi o a 6 mesi. Vorrebbe dire che senza parabeni, senza siliconi, io vado ad aprire la mia confezione. Buongiorno. Io vado ad aprire la mia confezione e una volta aperta sarebbe immediatamente da buttare. Diciamo che ci sarebbe un discorso amplissimo e lunghissimo da fare su questo, ma non sono una chimica, quindi magari mi esprimerei male, di conseguenza evito di parlare di questa cosa, però diciamo che a grandi linee penso di essere stata spiegata. Un'altra cosa che faccio, tipo questi shampoo, questi balsami, queste creme senza risciacquo, io invece vado a risciacquarle, perché secondo me è a parer mio, laddove io utilizzo queste maschere, questi impacchi, non li vado a risciacquare, vado a creare una patina sul capello, che sì, diventa una patina protettiva e va bene laddove io andassi ad asciugare i capelli con il phon o a fare una piega. Non so a chi di voi è capitato di farsi una piega e vedere delle volte il fumo che esce. Lì cosa vuol dire? Vuol dire che il capello non è stato sciacquato bene, ok? Che è rimasto ancora dell'impacco o del balsamo. E questa cosa non è un male, perché quel vapore che sta uscendo vuol dire che sta andando semplicemente a togliere l'impacco, la crema e il balsamo che voi non avete sciacquato bene. E il che da una parte va bene, perché non stiamo andando a bruciare direttamente il capello, ma grazie a queste maschere, a questi impacchi, si va a creare una sorta di pellicola protettiva che... Se da un lato non fa respirare il capello, dall'altro lato va bene perché va a proteggerli con l'asciugatura del phon. Queste non sono regole, non sono leggi, questo è ciò che penso io, me stessa medesima Erika di una casa normale,
basato sull'esperienza dei miei capelli. Allora, dove siamo rimasti? Siamo rimasti che non sono al top della formissima, non so se si nota. Ragazze, ragazzi, credo che non ci sia cosa più brutta del non andare in bagno, sto completamente scoppiando. Sì, questa è la reale realtà di una persona normale, di una famiglia normale. Credo di non essere né la prima né l'ultima. Cioè, la vicina mi ha dato un lassativo ieri, stamattina l'altra vicina mi ha dato un'altra, poi mi hanno dato queste che le ho mangiate stamattina, alla fine mi ha dato mille in farmacia. Mi sono fatta prendere le dici erbe, però ovviamente adesso non le prendo perché è da ieri che adesso provo a cucinarmi delle coste che mangerò, vabbè, con metà farò, che ne so, una torta salata oppure pasta con le coste, se no alcune le mangerò così con addirittura un po' di acqua e un po' di olio, perché c'è da morire, è brutti, non so chi di voi è mai capitato. Non c'è cosa più brutta. Va bene, dopo avervi aggiornato del mio transito intestinale, direi che possiamo mettere a fare le costine, sperando che ci stiano tutte nella pentola a pressione, ma noi ce le facciamo stare. Ok, si sono abbassate, quindi sono riuscita a chiuderle. All'incirca fa 3 minuti, torno su e le controllo. Volevo accendere il forno per fare la torta salata, i peperoni, insomma un po' di cose come al mio solito, ma non sono in formissima. Adesso vedrò se mangiare un po' di coste con la pasta, se no qua c'è avanzato ancora del couscous con straccetti di pollo al curry. E adesso andiamo un pochettino al sole, così a me si asciugano i capelli. Ho trovato le creme nuove, non sono mai state usate. E allora buon, perfetto. Ce la guarda. Attivatore 30, scusami, 20, 30, che adesso me ne metto le gambe e vedi antirughe, ma mi chiesto. Sì, l'avevamo presa l'anno scorso. Nuove di zecca. Meno male che non l'ho trovate allora l'acida. Quando sono andata a far spesa, ieri per noi, l'altro ieri per voi. Emilia ha detto prendiamo una crema visto che stiamo fuori, insomma, e alla fine non le avevo trovate, non c'erano, e abbiamo trovato queste che avevamo preso l'anno scorso, e dal momento che sono nuove sono state appena aperte, quindi ha preso questa per il viso, niente, non mette a fuoco, facciamo così, insomma, queste qua. Le mettiamo. In molti dicono che la Nivea è la crema più brutta che ci sia, perché è piena di tutto, di più, come la Johnson, come tutte le altre creme, insomma. Ma boh, io ho provato a mettermi un pochettino di questa proprio perché devo uscire, devo stare fuori, se no tendenzialmente la mia pelle vede solo ed esclusivamente olio extravergine di oliva. E oggi direi che 10 minuti di gossip ci stanno. Gossip preso un mese fa, 24 marzo. Così. E andiamo sotto. La cosa bella è che in casa tengo le scarpe e le calze. E ovviamente per uscire le infradito. Questa mattina Mira ha fatto un lavorone qua che non ne avete un'idea. Buongiorno.
facciamo il pane, giusto perché avevo preso a 1000 quando si era presa bene, che faceva 800.000 cose, fortunatamente l'ho fermata, e avevo preso questo impasto qui, praticamente è un impasto già fatto perché contiene già tutto, compreso il lievitino, e bisogna semplicemente aggiungere acqua e olio. Quindi ho messo mezzo chilo di questa, poi il lievito che c'era dentro, adesso vado a mettere 2 cucchiai di olio, aggiungiamo l'acqua. Questa è venuta bene. La prima Sì, questa è un po' è più storta. schiaccia, no? Più Adesso vediamo quello. nel frattempo preparo i miei tomini. Io prendo questo che è semplicemente un tomino fresco, quindi li taglio semplicemente così. Poi in un contenitore vado a mettere aglio e prezzemolo, li ho presi surgelati. Nell'altro vado a mettere del peperoncino e olio, abbondante olio. E voilà. Li chiudo, li metto in frigo. Sott'olio, anche dopo la data di scadenza, io adesso ne ho messo un pochettino di meno, ragazzi, perché siamo nel periodo di vacche magre, se no potete mettere un po' di olio extravergine e poi andarlo a tagliare con dell'altro olio, tipo olio di semi, e mettergli un pochettino di più. Quindi, quando c'è tanto olio, io l'ho provato anche dopo la data di scadenza, nonostante sia un formaggio fermentato, non va a male. Condisco allo stesso identico modo, aglio e prezzemolo, olio e sale. Volevo fare i due contenitori, ma perché uno volevo metterlo in freezer in realtà, ma alla fine poi ce n'è poco. Questi tengono una settimana, ma proprio tranquillamente in frigo. Poi chiudo, agitare prima dell'uso. Vabbè, adesso io li agito semplicemente per far sciogliere il sale. E voilà, stanno davvero una settimana in frigo, non fanno muffa, non fanno niente, provare per credere. E questi sono buonissimi. Allora, con le bruschette, sulle bruschette, come vi avevo detto l'altra volta, che possono essere appunto col pane tostato, oppure i micchetti, quelli che avevo preso io, non i micchetti, i granetti, quelli che avevo preso io, o se no, questi sono il top con la purea di fave, che è una cosa fenomenale, che io adoro, ma che non sempre trovo. E che in realtà non faccio praticamente quasi mai perché non mi viene mai bene, non mi viene come quella di mia nonna. Praticamente è proprio una farina di fave che si va a fare della purea aggiungendogli delle patate. Diventa una sorta di purea molto, scusate, cane del vicino. Diventa una sorta di purea molto consistente, accompagnata con quei peperoni, viene l'acquolina. E qua ci sono le nostre pagnotte. Vi faremo sapere come sono. Ma i tomini e i peperoni mi sa che non li mangeremo oggi, perché li vedo più da pranzo fuori, da picnic sotto casa. Oggi fa davvero freschetto, quindi stiamo dentro. Ci dobbiamo Ci rassegnare. dobbiamo rassegnare. Ma sai fino a quando? Perché danno 3 giorni piogge. Quindi
quindi lunedì, martedì, mercoledì. E vabbè, siamo state tanto fuori. Non possiamo lamentarci. No? Io mi Tu lamento. sì. E allora direi che visto che c'è il forno caldo, oggi è giornata forno, sarebbe l'ideale per fare la... Bravissima. Tu non mangi, Ci sto. non Io c'è non... fame. È da ieri di pranzo che non mangi. Ma Strano. perché sono stata No, tu non sta costipata. bene. C'è lo stomaco che non mi fa di nuovo arrabbiare. Di nuovo? Niente, nel frattempo abbiamo di nuovo cambiato idea, adesso capite perché non sempre preparo il menù settimanale, ma piuttosto preparo per 2 o 3 giorni, oppure se preparo più, in più metto in freezer, è per questo motivo. Abbiamo cambiato idea, quindi ci facciamo metà pinza a testa, non ce ne facciamo un'intera. Io ho messo la salsa di pomodoro, Mira invece si mette i pomodorini, Se poi ce ne perché... vogliamo un'altra, la Sì, se poi abbiamo qua facciamo l'altra. Perché vogliamo mangiare i tomini, quelli piccanti, e io voglio assaggiare i peperoni perché non resisto. Sì, amore. E da questo dito morsicato da un ragnetto, non si sa cosa, tutte a te capitano, amore. E una volta per uno, eh. Cioè, non è che devono capitare solo ed esclusivamente tutte a me. La nostra pappa è pronta. Ah no, dimenticavo. Il pane è venuto buonissimo. E niente, noi ci siamo oscurate e torniamo a guardare Riverdale. Al prossimo video, ciao!